Buongiorno, scusate la faccia, l'aspetto e tutto il resto, ma non sto tanto bene, ma andiamo con ordine. The Christmas tree's on fire, Santa's holding the lighter, my parents are both liars, I got gifts but one subscriber. Punto numero uno, non mi interessa se mi vedete nelle mie peggiori condizioni. Per me siete famiglia e la famiglia mi può vedere anche in queste condizioni, quindi ciao, benvenuti nel mio letto. Punto numero due. Ieri è stata una bella serata perché con Ale sono usciti Lara e Ale a prendere delle cose e vi faccio vedere, poi ha cucinato, quindi vi lascio qualche clip. Mamma mia. Mamma mia. Ale è uscito, mi ha comprato questo con Lara e mi hanno fatto anche un bigliettino. Mi prendi il bigliettino? A Zoe hanno portato questo e a me hanno portato questo, mentre Lara stava lì e quindi si è comprata gli Orbeez. Mamma, dove l'hai messo? Questo con mamma Lara. Mamma, amore, guarisci presto. Tanti Ale, Lara. Perché tanti auguri no, ma tanti Ale, Lara. Comunque bellissimo. Era buio, stavamo cercando di censurare tanti auguri. Non abbiamo letto che non avevamo pensato in tanti. È bellissimo. Lara. Stiamo mangiando la carne che ha cucinato Ale. Io sono innamorata. Della carne? No, è buonissima. Ma queste sono le stesse. Sì, sì, ma li ha fatti con la panna. E il funghi. Wow, va bene, noi cediamo. Buona cena. Sì, è il filetto alla Wellington di Ale. E... Ah? E... Sì! Guarda! Sì! Quando sono andata a casa dei miei genitori, mi sono fatta un test COVID ed ero assolutamente negativa. Ci tengo a dirlo perché... le persone mi hanno accusata che ero senza mascherina, ma attualmente non ci sono leggi per le quali dovrei indossare una mascherina. Quello sarebbe buon senso, ma sono stata stupida e non ci ho pensato e mi vergogno di me stessa per questo. In pratica... Oh! Ariekame. Dicevo... che stava di... Ah sì... Prima di andare a casa di mia mamma, ovviamente gliel'ho detto, sono raffreddata, siamo sicuri che posso. Giustamente mi hanno detto, hai fatto un test? Ovviamente sì. E dato che era negativo, sfido a trovare chiunque che nell'ultimo anno, proprio perché io penso che tutti quanti per il COVID abbiamo vissuto con la paura per più di un anno. Quindi io credo di non essere l'unica che nell'ultimo periodo ha cercato insomma di stare un po' più tranquilla, un po' più rilassata in merito e quindi che come prima, no? Prima del COVID, quando avevi un raffreddore uscivi tranquillamente, no? E ho fatto la stessa cosa. Ovviamente prima di andare gliel'ho chiesto a mia mamma, sei sicura anche se ho raffreddore? E col fatto che ero negativa ho detto sì, non c'è problema, proprio perché appunto prima del COVID con un raffreddore uscivamo tutti tranquillamente. Adesso col COVID invece anche un raffreddore ci ha messi in allarme, però dopo aver fatto un test ed esserci appurati che siamo negativi, onestamente insomma non si può fare molto, non ci si può nemmeno rinchiudere una campana. Non ci si può nemmeno rinchiudere una campana di vetro. Queste sono state comunque, vi riporto il ragionamento che abbiamo fatto con mia mamma. Insomma, fatto sta, ero negativa. La mattina dopo, purtroppo, che poi non avevo sintomi a parte un raffreddore e io l'ultima volta che ho avuto il COVID non mi è iniziato col raffreddore. Comunque ho il gatto che mi sta mordendo il piede. Gatto, comunque insomma ormai ero andata, non si poteva più tornare indietro. Sono fatta sta, la mattina successiva mi sveglio che mi sento malissimo,
come al solito mi faccio il mio caffè. Bevo il caffè, dico, ma che cavolo di caffè ho fatto che non ha sapore? Prendo una merendina, me la metto in bocca, e l'altra volta guardo la scatola addirittura, faccio, ma che è sta merendina? Ma che strano, ma non c'è un sapore proprio strano sta merendina. E l'altra volta non aveva sapore, infatti. Insomma, vado da Ale e gli faccio, scusa mamma, senti un po', ma sto caffè ma è andato a male, è scaduto, perché poi io uso il latte senza lattosio. Il sapore è sicuramente più delicato rispetto magari a quello che può essere il latte intero, no? E fatto sta, lui mi fa, odorandolo, no, mo, sa proprio di caffè. E io, come sa proprio di caffè, non sento niente. Lì purtroppo mi si è accesa la lampadina e ho fatto il test e raga, brutte notizie, sono positiva. Allora, ho parlato con mia mamma, mi sono scusata in ginocchio 865 volte, ma giustamente lei mi ha detto non è colpa tua. E loro per ora stanno tutti bene, quindi sono felice. Sicuramente una cosa che abbiamo detto con mia mamma è stata meglio ora che dopo, perché dopo ci saremmo rovinati il Natale. Onestamente, sono molto triste, mi sento molto in colpa, però non lo potevamo sapere, quindi niente. E sono contenta che alla fine, da quello che sembra, non ho passato niente a nessuno, meno male. Purtroppo sono cose che succedono, a noi è successa quando ce lo siamo presi esattamente così, da una persona che non sapeva di essere positiva. Comunque, dato che il 24 e il 25 è confermato qui, tanto sicuramente mi sarà passato per quella data, ma non mi posso muovere fisicamente da casa finché non sono negativa, ce le inventeremo tutte per organizzare al meglio il Natale del 24 e 25 da casa. Quindi dovevo prendere delle altre cose in giro, dovevo fare delle cose. Spero di negativizzarmi in tempo affinché io possa comunque fare dei giri prima di Natale. Però nel frattempo il tempo corre, il tempo scorre, ho ben due, una cena e un pranzo, quindi il 24 a cena e il 25 a pranzo da organizzare. E quindi sì, quindi devo fare tutto da qui. Oltretutto un sintomo che mi è venuto è che ho le orecchie chiuse. Ora, è un sintomo del Covid, è un sintomo del raffreddore, non lo so, ma ho le orecchie chiuse. E ho iniziato a fare il video da che mi ero svegliata e la mattina è così, appena mi sveglio sto malissimo, poi piano piano ho una botta di vita, dopodiché sto di nuovo malissimo, quindi sto sfruttando questo momento dove mi sento, mi fa male tutto e niente, per registrarvi questo, montarvelo al volo, mettervelo online e poi pregare di essere in grado di continuare comunque i vlogmas, anche se non mi sento bene, mi manca respiro. Niente, ci vediamo, cioè mi manca respiro dopo che parlo troppo. Ci vediamo nel video di domani e ci vediamo nel video di domani. Vi voglio bene. Che pizza. Love you.